Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti faccio vedere un bel esercizio di Dave Weckl. Ciao, questo video è per quei batteristi che vorrebbero addentrarsi un po' di più nello stile di Dave Weckl, ma che hanno sempre riscontrato molta difficoltà a studiare le sue cose. E quindi ecco qui una bella pagina, queste sono le trascrizioni del suo DVD storico The Next Step, e a pagina 19 abbiamo queste 12 battute dove succedono un po' di cose. C'è da tenere questo ostinato a sedicesimi su Charleston accentando il primo e il quarto, poi ci sono dei raddoppi, dei trentaduesimi da suonare con doppi colpi, delle casse spostate, dei rullanti spostati. È un esercizio molto interessante perché non è troppo difficile, però appunto ci fa entrare un po' di più nel suo stile, nel suo modo di suonare. Quindi vi faccio vedere una clip di lui che ve lo suona dal suo DVD e poi andiamo a vedere riga per riga l'esercizio. Ricordatevi di suonare l'ostinato su Charleston con la spalla della bacchetta quando abbiamo gli accenti e invece con il tip, la punta della bacchetta, quando non vogliamo gli accenti, cioè sedicesimi senza accenti. Accentiamo il primo e ora accentiamo anche il quarto sedicesimo. Ok, andiamo a vedere riga per riga, ogni riga comprende due battute, e andiamo a vedere che cosa dobbiamo andare a fare. Andiamo dalla prima. Seconda riga. Terza riga. Quarta riga. Quinta riga. Ultima riga. Raga, il video finisce qui, io spero che vi sia stato utile, a me lo è stato molto, se vi va lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!